Presto, una fame che non ci vedo. Ehi, che buon profumino. Le caramelle cambia voce. Wow. Hanno un aspetto davvero delizioso. Metti giù, non mangiare quegli spiedini. Scusa, mamma, perdonami. Questa è bella, dov'è la mamma? Eppure sono sicura di aver sentito la sua voce, dai, dimmelo. Beh, eccomi qua, non mi vedi? Le caramelle cambia voce. Carine, vero? Consentono di imitare qualsiasi voce a seconda del colore dello zucchero di copertura. Ah, e dimmi, ne hai per tutti i tipi di voci? Sono le voci della mamma, del papà, di Suneo e di Gian. Quella gialla corrisponde alla tua, mentre quella che hai preso in mano riproduce fedelmente la voce di Shizuka. Ah? In teoria sarebbe possibile riprodurre quasi tutti i suoni. Penso anche quella di Mi-chan. E come si fabbricano queste caramelle? Macchina per caramelle cambia voci. Mi dici come funziona? Sì, stai attento. Avanti, prova a dire qualcosa nel microfono. Io? Che cosa dovrei dire? Così è già abbastanza. La tua voce si trasforma in un ingrediente per le caramelle, quindi si aggiunge una polverina speciale, poi molto zucchero, si impasta il tutto con olio di gomito e alla fine ecco il risultato. Doraemon, aiutami, ti prego! Presto, devi assolutamente tirarmi fuori dai guai! Sentito, sfido chiunque a dire che non eri tu a parlare. Ti piace? Idea, dammi una caramella con la voce di Shizuka! Sì, prendi. Che effetto mi farà? Sai una cosa, Nobita? Sei un amico meraviglioso. Non esagerare, dai. È tanto che volevo chiedertelo, mi vuoi sposare? Se insisti potrei farci un pensierino. Ti prego, sposami. Senza di te non posso vivere, Nobita, dimmi di sì. Sei quasi nauseante. Mi è venuta in mente un'idea grandiosa. Potremmo usare queste caramelle per fare gli scherzi a già nessuno. Sì, sì, ci sto. Dai, andiamo a cercarli. Ok. Complimenti, vedo che sei migliorato molto. Non scordare che se abbiamo perso è per colpa tua. Non è vero, nel primo inning sei stato tu a sbagliare una palla dopo l'altra. Brutto insolente, come osi contraddirmi? Adesso ti faccio vedere io. Ehi, Gian! Non dirmi che stai ancora bichellonando al parco. Sbrigati a tornare in negozio, altrimenti te le suono, è chiaro? Sì, ti chiedo scusa, mamma, vado subito. Ehi, ma dove scappi? Non dirmi che hai paura della mamma, razza di frignone patentato! Suneo tira fuori il coraggio solo quando Gian è lontano, ma ora vedrà. È grande e grosso, ma appena sente la voce della mamma scatta sull'attenti! Suneo, ripeti quello che hai detto! E così sarai un frignone! No, non è vero, hai capito male! Si può sapere dove sei, ero sicuro che te ne fossi andato! Ora vengo e ti sistemo! Ciao, ti saluto! Scherzo riuscito. I miei complimenti. Mi sono divertito un Nobita! Sacco. Buongiorno, signor maestro. Che cosa hai fatto per divertirti? Niente di particolare, come mai da queste parti? È la giornata delle visite ai genitori, non ricordi? Me l'ero scordato. È un sacco di cosucce da raccontare a tua madre. Oh no, questa sera dovrò assorbirmi un'ora di predica. Ti prego, fa qualcosa. Ok, ce l'ho io la soluzione. Pronto qui, casa Nobi? Ah, mi dica, signor maestro. Ho buone notizie, Nobita ha fatto molti progressi. La invito a lodarlo come merita. Signora Nobi, passerò più tardi per la solita visita a domicilio. Ci vediamo dopo, la saluto. La ringrazio moltissimo, signor maestro. Arrivo! Buongiorno, signora Nobi, sta bene? Sì, sì, la stavo aspettando, entri pure. Mi dico, prima non volevo crederci, sono così felice. Mi dispiace, ragazzi, Shizuka non è in casa, è uscita con Dekisugi. Se non ho capito male, sono andati al parco che c'è vicino alla stazione a disegnare. Cosa? Non sei venuta al parco a chiamarmi prima? Come devo dirtelo che non mi sono mai mossa dal negozio? Sono sempre stata qui. Però hai avuto davvero un'ottima idea a venirmi a dare una mano. Adesso puoi andare. Che rabbia, ci tenevo così tanto a mostrarle le caramelle. E lei invece esce con Dekisugi. Credimi, posso capire come ti senti. Vieni, andiamo al parco.
come sei bravo. No, a me non piace molto, fammi vedere il tuo. Mi vergogno. Coraggio, mostramelo, dai. No, non esistere, non voglio. Avanti, non essere sciocca. No, non guardare. Devi calmarti. Quel saputello antipatico, eppure ci deve essere un modo per toglierlo di torno. Certo che c'è. Vieni, Doraemon, dobbiamo avvicinarci. Uffa, ti ripeto che non sono più tornato al parco. Eppure strano, ero assolutamente convinto che quella fosse la tua voce. Appena te ne sei andato qualcuno ha urlato: ehi, Suneo, ripeti quello che hai detto. E la voce era la tua. Va avanti, continua, e poi cos'altro avresti detto? Ehi, Jan, sei una schiappa, un ciccione, un lanciatore impedito, uno sbruffone smargiasso con una pessima voce. E tu invece non hai sentito niente. Che bravo, le pensi davvero queste cose? Beh, ovviamente. No, 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 scherzavo, non potrei mai, figurati. E mi dai la tua parola d'onore? È stato Nobita! È stato lui a insultarti! Così finalmente si spiega anche la voce di mia madre. Qui c'è lo zampino di Nobita e Doraemon! Già! A mali estremi, estremi rimedi! Oh no, non dirmi che vuoi! Stavolta te la sei voluta, Dekisugi! No, fermo, sputala, non lo fare, è troppo pericoloso! Oh, però a pensarci bene non è una cattiva idea, d'accordo, ci sto! Pronti via! Mi chiamo Gian! Ok, io bravo, continua! Che voce orrenda! Sì, deve essere Gian! Bravo, Peach! Forte! E nessuno battermi mai potrà! E poi continua, dai! Io sono Gian! Io sono il leader! Sono il più bello! Senti, chi sugge, aiuto! Vieni, andiamo via da qui! Animali. Wow, sei bravissimo! Io sono Gian! Si può sapere chi è che sta cantando? Non lo so, ma è orrendo! Io sono il più forte! Eppure mi sembra di averla già sentita! Certo! È precisa identica alla tua, non senti? Ma cosa dici? Io non sono stonato come questa campana! Su, dai, alzati, andiamo a vedere! Sono proprio curioso! E ora passiamo alla seconda strofa! Guarda, Nobita, non ci sono più! Se ne sono andati! Hai ragione! Ha smesso finalmente, ma la voce veniva da laggiù. Caspita, sei il tizio più stonato che conosca. Ti prego, smettila, così mi imbarazzi. Visto, non sono stato io a parlare. Nobita! Ehi, Doraemon! Ho ingoiato la pillola. Sapevo che c'eravate voi di mezzo. Come osate prenderci in giro? Adesso faremo i conti. Doraemon è scagita qualcosa. Ma che cosa sono queste? Niente, non è roba per voi. Dai, così. Daccele subito. Ma che bello, mi ascoltate. No, no, ridammele. Chissà che cosa sono. Su, da un'occhiata. Oh, che buon profumino. Ah, sono solo caramelle. Per tutti i ciuschi hanno svuotato il barattolo. Che cosa succederà? Non lo so. Davvero deliziose. 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 Gian, la tua voce è strana, ha qualcosa che non va. Sì, anche la tua, non ci capisco nulla. Ecco cosa succede. Ehi, Gian, fila subito in negozio. Oggi pomeriggio devi stare a casa a studiare, Suneo. Torna qui, Gian, sei in castigo. Deliziose. Deliziose. Corro subito a farmi un bagno caldo. Mamma! Il mio nome è Gian. E sono il leader dei ragazzi. Gian, fila subito dal preside. Le fiabe di Doraemon. La bella addormentata nel bosco. Finalmente ho scoperto il sentiero che conduce al castello dove riposa la mia principessa. Aspettami, tesoro mio, arrivo! Sai,
Poi ho pensato che se mi fossi distesa così in silenzio, qualcuno alla fine sarebbe arrivato. Che cosa? Vuoi dire che la storia dell'incantesimo fatto dalla strega non era vera? Ma no, che non è vera. Non dirmi che tu sei un principe talmente ingenuo da credere ancora alle streghe. No. Oh, adesso sei tutto mio, bel principino. Non ti lascerò mai più.